siamo in un palazzo ottocentesco, siamo a Recanati e siamo in una maison importante, la maison Guzzini, diretta dalla stilista Monica Guzzini, con la quale ho il piacere di colloquiare su questo argomento importante, cioè il matrimonio. Allora, molti ragazzi decidono appunto di vivere insieme, chi convivendo, chi sposandosi in un normale matrimonio in chiesa. Qual è la richiesta delle ragazze in particolare per l'abito e soprattutto se queste richieste sono cambiate negli ultimi anni? Io ho notato un grande cambiamento in questi ultimi anni, le richieste cominciano a essere veramente diverse, la sposa in questo momento sta cercando qualcosa che esprima la sua personalità, la sua femminilità e quindi l'abito su misura permette proprio di realizzare questo, cioè andare incontro ai desideri e quindi a una personalizzazione massima che è tradotta in un abito per il momento più bello della vita della persona. La ragazza che arriva qui, la prima cosa che ti chiede qual è, Monica? Quello di poter vedere realizzato un suo desiderio, un suo sentire, un suo modo di essere, un suo modo di esprimersi anche attraverso un abito. Cioè sentirsi a proprio agio nell'abito. Quanto è importante questo, Monica? Ma questo io ritengo sia fondamentale, sentirsi a proprio agio poi in particolar modo proprio quel giorno, perché non deve essere un abito che mette in difficoltà chi lo indossa, ma deve essere indossato con la più grande naturalezza della persona. In generale, anche la cerimonia è cambiata? Sì, anche la cerimonia è cambiata, sta cambiando un po' il gusto, lo stile, si sta cercando ecco, l'abito prezioso ma al tempo stesso sobrio, quindi di un'eleganza più raffinata, più contenuta per non apparire ma per essere più persona con addosso un abito elegante. Ti sarà capitata probabilmente qualche richiesta anche economicamente un po' più bassa rispetto alle altre, dici come stanno le cose? Anche il prezzo dell'abito può essere fatto su misura, perché un abito realizzato con dei tessuti può accontentare anche dei budget più contenuti modificando, scegliendo tessuti meno pregiati e questo non va assolutamente a sacrificare lo stile dell'abito.